anche noi questa sera ricordiamo che Paolo Pasolini, che certo andrebbe ricordato, di cui andrebbe recata testimonianza in parecchi altri momenti e di cui sarebbe bene si tornasse a discutere con più attenzione, con più veramente creativa valutazione del suo percorso, così il percorso intellettuale come il percorso di poeta. E però questa è un'occasione importante ed è un'occasione che abbiamo voluto cogliere con questa iniziativa che non a caso ha per titolo Canto Pasolini. Canto Pasolini perché questo ricordo di Pasolini, questa testimonianza per Pasolini, avviene attraverso un libro, che è il libro di Antonio Limoncello, che proprio alla figura di Pasolini è dedicato. Ma si tratta di un libro, come molti di voi sapranno, un libro poema, una sorta di piccolo romanzo poema, avrebbe detto lo stesso Pasolini, e cioè un racconto dell'esperienza di Pasolini realizzata attraverso i versi. Versi costruiti peraltro da Antonio Limoncello in anni di ricerca, in anni di sperimentazione delle forme letterarie, in anni di studio iconografico e poi letterario di Pasolini. E in effetti i documenti che avete visto trasmessi, le immagini, i video, e ce ne sono tantissimi su Pasolini, sono tutte testimonianze del lavoro serrato che Antonio Limoncello ha voluto fare, lasciando questo suo lavoro, lasciando di questo suo lavoro una testimonianza con questo libro, Canto Pasolini. Canto Pasolini, poema romanzo, poema articolato in tre fasi essenzialmente. Una prima che coincide con la stagione di Casalsa, gli esordi di Pasolini, il radicamento di Pasolini nel suo Friuli d'origine e al tempo stesso il radicamento di Pasolini in tutti quei domini esistenziali che sono a base della sua esperienza umana così come della sua esperienza poetica. Una fase centrale del libro, dedicata invece alla sua esperienza intellettuale, alla sua esperienza di poeta, e una ultima fase dedicata invece alla sua morte e a ciò che la morte, una morte tragica avvenuta per appunto 40 anni fa, la morte tragica significa come occasione per trarre un bilancio dell'esperienza di Pasolini, ma anche come occasione per costruire intorno a Pasolini tutta una serie di riflessioni aggiuntive, talvolta anche di mitizzazioni aggiuntive. Bene, abbiamo voluto ricordare Pasolini esattamente in questo modo, che credo sia un modo originale, al tempo stesso significativo per ricordarlo. Ricordarlo per dir così di riflesso attraverso alcuni versi a Pasolini dedicati, attraverso un lavoro lungo che Antonio Limoncello ha svolto su Pasolini e sui versi che ha scritto per Pasolini. Tra l'altro, come accade nei poemi, anche questo poema ha un andamento ovviamente da racconto, per cui segue quasi, per dir così, tendenzialmente in maniera cronologica la vita di Pasolini, però al tempo stesso, come in tutti i poemi, è fatta di ritorni, è fatta di inserzioni improvvise, è fatta anche di flashback, è fatta di distorsioni di questo livello temporale. Un poema racconto che vuole essere a tutti gli effetti una testimonianza dal vivo, così come riesce ad essere vivo il linguaggio della poesia. E questa testimonianza e questo ricordo avverrà questa sera, come dire, attraverso una serie di letture di Francesco Fazio, che ringraziamo e che ovviamente presterà la sua voce, il suo talento d'attrice alla lettura dei testi di Antonio Limoncello, inframmezzate queste letture da alcune mie brevi considerazioni in relazione a quanto Francesca
cambia tutto, e in relazione anche ad ulteriori punti che, come dire, nel discorso che in proprietà mi verrà di toccare nel rapporto al Pasolini, nel rapporto al testo di Pasolini non c'è. Insomma, una sorta di testimonianza a più voci, che ovviamente riguarda in prima battuta Antonio Nocello, che riguarda Francesco Di Fazio, che riguarda me, che farò questi piccoli interventi di cucitura, ma che riguarda un pochino tutti quanti insieme noi stasera. Prego, Francesco. Bacio sfiorato, elegia della vita, mi hai preso la mano, gli occhi si cercano, tra onde di volti si perdono, morbida cara la sera, tremola la luna al caldo vapore dei fossi, ti aspetto stasera, tra grilli e ranocchi ti aspetto, tra battiti di ali, al cielo il mio volto. Quando verrai, fermerò il tempo in un respiro. Quando verrai, sarà prima e dopo. Quando verrai, i capelli che c'erano gli occhi rendono intimo d'amore lo sguardo. Quando verrai, il cielo addosso mi inonda di stelle. Quando verrai, ci sarà pioggia a bagnarmi. La terra restituirà l'odore dei corpi. Quando verrai, sento i tuoi baci, le labbra sono schiuse e diventano grandi. Quando verrai, il silenzio ci accoglie e io piango come albero sul fiume. Non parlerò quando verrai, sono le nove e la notte è lunga. Quando verrai, terrò il capo nel braccio, sentirai battere il mio cuore per te. Quando verrai, fa che il tempo sia giusto. Tra filari di pioppi canterini nutrimmo a stento le nostre passioni. Pina suonava il violino, io dipingevo primule e temporali. Mia madre davanti allo specchio indossava falsi gioielli per giocare con le bambole di casa. Mio padre in Africa, prigioniero. Quando tornò offrì tagliatelle ai miei amici, rimase estraneo, estromesso per sempre dalla famiglia. Guido in ospedale, trauma cranico, botte di giovinastri, parlavano di mie avventure sessuali, oscenità da Pinocchio. Solo contro tutti lo massacrarono. Cosa feci io? Piazzi di commozione per la sua devozione e dipinsi, lo dipinsi ogni giorno di quella orribile passione. Il suo dolore divenne in me poesia. Mio padre perse la guerra e ne rimase prigioniero. Trovò l'Italia insorta e liberata. Il suo ritorno fu una resa. Vagava per spacci e osterie, beveva dolori e cattivi liquori. Lo tenemmo come un relitto, a Casarza, come a Pontemammolo, umile segretario. Condivise la camera di mia madre, ma non il suo letto. Trascinava la spesa tra il fango invernale e la polvere estiva, i resti della mia famiglia, piegati alla mia disperata voglia di vivere. Lui precipitava verso la morte, io nella vita delle notti libere di Roma. Oh amici, correte a Roma, meraviglioso caldo ventre buio della notte del mondo. Amici, qui la vita vi trafigge, gli occhi nero carbone, riccioli o lisci capelli, sempre pieni di vita e canzoni.
Con loro ho dormito sotto i ponti, a volte appena pagati scappavano, altre volte mi derubavano. Ma il ladro sono io. Ho rubato loro la poesia della vita, ho amato l'estremismo di quell'agire senza futuro. Seduto sui gradini della chiesa di Petralata, lungo le rive della Miene, ho intinto la mia penna del loro sangue. Amore, incanto vestito, striscia il tempo negli occhi, carezza leggera le mani, membri si toccano e piangono la luna, canti romani, dolci di primavera, la radio canta un mondo lontano. Nell'inverno del 49
mio caro lettore, particolarmente caro perché nuovo lettore e perché utente di semplici antologie di edizione non costosa, fuggii con mia madre a Roma, come in romanza. E l'ultimo testo che avete ascoltato dalla lettura di Francesca è esattamente un testo che fotografa questo momento del passaggio, per l'appunto, a Roma, dove Pasolini porta con sé tutto il dolore e tutti i problemi irrisolti che hanno caratterizzato la sua primissima gioventù. Certo è, e questo viene reso proprio dai versi di Antonio, quando parla di questo clima della, di Casalsa, di questo albero, di questa sorta di albero piangente a cui Pasolini si riferisce e che in qualche modo lo identifica, sta parlando Pasolini, è Pasolini che parla nei testi che Francesca Di Fazio ha letto. Dicevo, sullo sfondo in questi testi c'è per l'appunto Casalsa, esattamente come nel primo andamento di Canto Pasolini di Antonio Buccelli. E Casalsa, certo, è un paese che Pasolini lascia, ma è un paese che gli rimane comunque dentro, così come gli rimane dentro questa dimensione preistorica, la chiama lui, e cioè questa dimensione che anticipa ogni successiva sua esperienza, questa dimensione originaria che poi viene legata strettamente al dialetto, e qui in questa nota pasoliniana il rapporto con il padre e la frustrazione del padre, e anche il padre vede perdersi la sua lingua italiana mentre domina nella sua famiglia il dialetto friulano, il suo di Pasolini e la lingua della madre. Dicevo, in questa dimensione di Casalsa è una dimensione che resta fondamentale, resta incollata a Pasolini. Comunque Casalsa è nel suo immaginario, comunque Casalsa è nel suo mondo ideologico. E così come è Casalsa nel suo mondo di esperienze umane, nel suo mondo di esperienze intellettuali, così al tempo stesso è questa immagine di un popolo e di una realtà, di una Italia che appartiene ad un tempo che ormai non è più, ma un tempo che va necessariamente conservato. Da questo punto di vista diventa fortemente significativo il fatto che due testi che poi inaugureranno le cene di Gramsci, e cioè da un lato Appennino e Canto Popolare, siano in qualche modo legati a questo tema. Leggo una parte brevissima di Appennino. Appennino è questa specie di viaggio, no, nell'Italia, seguendo esattamente la catena appenninica. Ma legata a questa figura, è una figura poi dominata dalla luna, e la luna l'abbiamo trovata anche nei versi di Antonio Limoncello. Dicevo, legato a questo viaggio alla luna e legato a questa immagine che ritorna della tomba di Milano del Carretto. Una tomba che Pasolini definisce in maniera molto puntuale, molto precisa. Ilaria, solo Ilaria, dentro nel claustrale transetto, come dentro un acquario, son di marmo rassegnato le palpebre, e il petto dove giunge le mani una calma. Lì c'è l'aurora e la sera italiana, la sua grana nascita, la sua morte incolore. Sonno i secoli vuoti, nessuno scalpello potrà scalzare l'amore tenue di queste palpebre. Jacopo, con Ilaria, scolpì l'Italia perduta nella morte, quando la sua età fu più pura e necessaria. Da un lato il tema della morte, che per Pasolini, anche in forma di esorcismo, ma è un tema che diventa dominante. Ilaria consegnata alla fissità della tomba di Jacopo della Quercia, Ilaria
che in qualche modo contiene questa immagine originaria dell'Italia, in un tempo, come dire, intatto da ogni storia, che diventa per Pasolini fondamentale. Ed è il tempo in cui risuona il canto. Pasolini è molto attento ai canti popolari, molto attento alle tradizioni antropologiche, e da questo punto di vista Pasolini, perché così credo che una delle sue parole chiave in tutta la sua poesia è per l'appunto canto, e non a caso peraltro anche Antonio Limoncello intitola il suo testo Canto Pasolini, e in effetti nell'ultimo testo che Francesca Di Fazio ha letto in questa prima sequenza, la radio canta un mondo lontano, ecco, questo canto di popolo che si sente, ma si sente come qualcosa di lontano, come qualcosa che è appartenuto ad un altro tempo, che in qualche modo è travolto ormai dagli eventi. Ed è il canto popolare, un testo di nuovo delle cene di Gramsci. E se ci rivolgiamo a quel passato che è nostro privilegio, altre fiumate di popolo, ecco cantare. Recuperato è il nostro moto fin dalle cristiane origini, ma resta indietro, immobile quel canto, si ripete uguale, nelle sere non più torce ma globi di luce, la periferia non pare altra, non altri, i ragazzi nuovi. Un grande concerto di scalpelli sul Campidoglio, sul nuovo Pennino, sui comuni sbiancati dalle Alpi, suona giganteggiando il travertino nel nuovo spazio in cui s'affranca l'uomo, il manovale domandastu ier sera, ripete con l'anima spanta nel suo gotico mondo. Il mondo schiavitù resta nel popolo, e il popolo canta, ragazzo del popolo che canti. Vediamo se riesco a trovare non riesco a trovarlo, il servitore, e comunque il ragazzo del popolo che canta, adesso tra questi fogli non riesco a trovare il seguito di questo testo, canta però, e questo è particolarmente significativo, dalle parti di Rediglia. Canta a questo punto il ragazzo di vita, comincia a cantare il ragazzo di vita, che si sente nelle periferie urbane, quel ragazzo di vita che è stato annunciato proprio nel testo di Antonio Limoncello, laddove in passaggio e poi ora amici correte a Roma, meraviglioso caldo dentro il buio della notte del mondo, amici qui la vita vi trafigge, e questa idea della vitalità piena che si esprime, la vitalità inconsapevole in quel mondo, e che Antonio Limoncello rende per l'appunto con questi versi, ma quel mondo si porta dentro sempre e comunque questa impronta originaria di Casarsi. E leggo a questo punto un brevissimo passo sempre di Antonio Limoncello, più in là nella sequenza, che recita: Pasolini ormai è, per dir così, è morto, la sua esperienza vitale si è conclusa, tu giaci a Casarsi, che mai da lì partisse. Per il lungo peregrinare, i tuoi piedi piantati in quella terra, che non fu campanile, congrego o tribù, insegnano saldezza a chi necessità lo vuole vedendo. Dove in questi versi di Antonio Limoncello c'è questa necessità di viaggio, di esperienza peregrinante, che è tipica, come intellettuale e come uomo, di Pasolini. C'è al tempo stesso questo inseguimento, quasi questo radicamento in forma di, come dire, di evocazione di un canto di lontananza, ma un canto fermo, un canto che resta, questo restare abbarbicato esattamente a casa d'ansia, da dove appunto è come se non si fosse mai spostato. Yeah.
tua voce, educate costrizioni borghesi, non hanno cancellato il lampo selvaggio del tuo mondo rurale. Sì, tu sei proprio Medea, che per amore ha tradito le sorgenti, ma in te rimane l'aspra antica pianta, radici nodose e forti ampresso violento e casto, antica poesia dell'anima, l'irrazionale soffocato delle viscere. Meneghini e Onassis sono i Giasone che ti piegarono la loro ragione. Non soffocare il fuoco delle radici, emergerà come insaziabile mostro. Guai a dimenticare di cibare gli avi che in te smuovono la notte dei tempi. Ma tu non ascoltasti e ora uccidi i tuoi figli. Il tuo Giasonassis tanto amato ungerà di bava i muri del campo dei miracoli, maledirà Galileo e la sua genia. Non puoi tornare al mondo che hai tradito, né puoi vivere nel paese straniero che si affida alla ragione pura. Tu, che sai tremare al cospetto delle viscere della terra, tu sacerdote del mistero dell'universo, tu che possiedi i riti della procreazione, innocente e pura, sei caduta nelle mani di uomini credori. Giasonassis, educato alla regola greca, non conosce l'amore. Tu gli donasti il vello, lui li getta via per Corinto. Misuri i tormenti miei notturni, non la poesia che mi ispiri, o i ritratti che ho dipinto. Ho mostrato al mondo la tua bellezza profonda, ti dono una terza vita. Preferisci contare i ragazzi di cui ho bisogno e chiuderti in attesa della morte. Dolce Maria, le tue pene sono le mie. Non posso darti l'amore che vorrei. Volevi fermare, avesse potuto il tuo sguardo, l'Italia della Resistenza in una bara del Trecento Toscano o in una crocifissione del contorno, ma tu rimanesti nascosto nel fieno mentre Guido partiva. Mio fratello alimenta le rose che fanno maggio mese d'amore e di lunghi sospiri. Eravamo antifascisti, io di parola, lui di azione. Era di leva, doveva partire. Poteva starsene nascosto, ma lui era un guerriero. Il mio giovane fratello guerriero. Sì, Paolo non voleva che partissi. Aveva orrore della violenza. Io ne avevo altri di orrori. E non si può incitare alla montagna e restarsene nascosti nel fieno. Distribuire fogli clandestini in attesa che altri diano la vita. Era il mio dovere partire. Qualcuno doveva essere virile. Fratello, io ti difesi. Mi spaccarono le ossa. È solo invidia, dicesti. Non ero degno di sapere. Mentisti. Vigliaccamente mentisti. Mentì, è vero, ma per paura di perderti. Mi avresti ancora amato, avresti ancora difeso tuo fratello se ti avessi confessato la mia colpa. Mentì, come sempre, per amore. Tremavo all'idea del tuo disprezzo. Eri appena nato, ti ho scoperto nella culla, sono corso dalla mamma. C'è un bambino di là. Ma è tuo fratello, Guiderberto. Ero felice di averti interrotto. Ma come è arrivato nella mia culla? È uscito dalla pancia della mamma. Non è vero. Non è vero, non è vero.
spiazzo, adolescenti giocavano a pallone, dietro al ginocchio sensuale e punitivo lo scatto dei tendini. Lo chiamai Teta Veleta. Teta Veleta, furioso tormento. A 3 anni ho desiderato carezzare quelle gambe virili. Teta Veleta, ho appreso dopo che tra i maschi non si può. Dovevo desiderare una donna. Teta Veleta, Guido non avresti capito. E io non potevo perdere mio fratello. Avevi armato il suo cuore, che ti ripagò con la morte. E tu lo piangesti, oh sì, lo piangesti per tutta la vita. Fui ancora io a indurti all'errore. Lascia perdere la Garibaldi, ti dissi, passa al partito d'azione. Lo facesti e incappasti nei ditini, non proprio tu e i tuoi compagni. Sentisti gli spari, ti dissero nell'agguato, tornasti indietro a morire con loro. Quelle lacrime non furono pure, tu lo sapevi. Piangevi te in colpa, presuntuosa onnipotenza. Fiumi di lacrime poetiche finalmente ti accolsero e tu amasti dolente l'Italia. Guido, fratello in me, è vero. Le lacrime in versi che languidamente versai non sciolsero il nodo sotto il costato. Ma io ti ho cercato, disperatamente cercato ogni notte, i giovani che pagavo per umiliarmi, erano il tuo simulacro. Si fusero in me il desiderio sensuale dei ragazzi che giocavano in cortile, la colpa per averti condotto alla morte, la violenza virile di nostro padre, l'amore materno, e alla tua morte divenne unico ed eterno. Queste tragedie si sovrapposero all'amore per Tumiuti, alla sorgente passione per Ninetto. I miei sentimenti puri e assoluti nulla hanno potuto, che ogni notte, a volte giorno e notte, fino a schizzare sangue, ho corso le periferie del mondo per soggiacere al contro punizione. Umida sera del secolo, casematte della storia, pulviscono di uomini, oggetti disposti dal caso, navigando in una terra piatta. Il ciclo antico si chiude in groppa al mio uccello notturno, filari di luci di un deserto di uomini, da d'angelo odorosa, a getta santa, porta di Allah, da Sanala, guardia possente, alla dolce amante India. Dalle auto in sosta, dai comignoli delle case, fumi di sogno al mio olfatto sensibile. Persa la parola, balbetti i rali agli incroci delle strade. Finalmente soli, finalmente persi, finalmente inutili. Libertà e pace. Terzo millennio, gli occhi losanghe affilate sul vuoto, puro l'orizzonte, c'è ancora poesia da scrivere, il futuro è il deserto, è lì la nuova avventura, dimensione della melanconia felice, stato eterno di nuovo paradiso, adorante contemplata perfezione.
nuovo classicismo, non più erranza, nessun vuoto da percorrere tra improbabili oasi felici. Permanenza, dimensione ritrovata, distanza ristabilita. Le notti stellate, i radi a prove di anime in cammino. Io sono là, luogo senza incroci, punto casuale di relazioni lontane. Nulla si perde, tutto ha un valore che io, già lontano da tempo, non viva il torto di incontri senza rispetto. Questo corrispondersi, quindi incontrarsi intorno ad un evento cruciale che è l'evento della morte di Guido. Morte che scatena una situazione completamente nuova nella famiglia Pasolini. Perché da un lato alimenta i sensi di colpa di Pierpaolo, che ha consigliato a Guido di iscriversi al Partito d'Azione, forse proprio questo, no, che pure è un atto ideologicamente significativo, ne ha causato la morte. Il dolore inerrabile della madre, che peraltro Pasolini, anche qui i testi di Antonio Limoncello sono molto puntuali, colloca sempre in uno spazio privilegiato, quasi in uno spazio di infanzia, come una sorta di bambina, no? che vive in questo piccolo Eden lontano. E dicevo al tempo stesso anche l'atteggiamento del padre, che proprio in funzione di questi nuovi eventi prodotti si consuma questo dissidio insanabile con Pierpaolo e con la madre. Certo è che da un lato c'è questa dimensione per cui Pasolini si sente in qualche modo strappato, improvvisamente strappato da quella casarsa che per lui diventa il luogo in cui si arroventano questi suoi dolori. E allora quella casarsa di cui Pasolini parlava nella sua autopresentazione come legata ai fasti campestri, per forza di cose deve essere in qualche modo sostituita, è soltanto pensabile come questo universo lontano e irrecuperabile. E d'altra parte, dico, qui entra in gioco tutta una serie, naturalmente, di scelte che sono da un punto di vista letterario, che sono da un punto di vista ideologico, le scelte di Pasolini, che sono le scelte per questo valore di consistenza della poesia, che sono le scelte di questo suo peregrinare. Il peregrinare è di Pasolini che va a Roma, ma il peregrinare è anche quello delle notti romane, di queste notti che Pasolini, e di nuovo, dico, qui abbiamo avuto delle indicazioni molto puntuali da Antonio Limoncello, vive esattamente come forma di autopunizione, come forma in qualche misura, come dire, di differimento, e come, dico, forma perché riesce in qualche modo
a lasciare incontaminata, senza nessun tipo di sovrapposizione, questa immagine materna, questa madre amata, su cui Dico Pasolini proietta tutto il suo. E a questo punto i ragazzi di vita che lui insegue nella, e che incontra nella Roma del tempo sono esattamente delle figure di riferimento della presenza, dell'amore per la madre che deve rimanere intangibile perché è legato di nuovo con questo filo doppio alla figura di Guido Moro. Qui c'è la dimensione di chiave del vissuto di Pasolini, che tuttavia è una dimensione fondamentale anche per quel che riguarda la sua poesia. E già, perché, e che per quel riguarda anche, se vogliamo, alcune motivazioni di fondo di alcune sue prese di posizioni anche per certi versi opinabili dell'intellettuale, del polemista di alcuni tempi dopo. Per esempio, leggiamo qui sempre da Antonio Limoncello e da Canto Pasolini un testo nel quale si fa riferimento in qualche modo anche alla dimensione dell'aborto, e con questa interpretazione estremamente efficace, ma sempre dentro questo provvedimento di cui prima parlavo, che caratterizza da subito l'esperienza pasoliniana. La mia voce elegiaca, soave, voluttuosa, ridicola, fatale, cilindrica, impotente voce di feto. Dunque voi dell'aborto libero mi uccidereste, e contro natura, e contro di me che mai nacqui, il mio paradiso è dentro quel ventre, mai lo abbandonerò. Rivindico il diritto ad essere feto, lì nel caldo tepore di mamma nasce la mia poesia, che è esattamente appunto ha un'origine, ha un'impronta materna. Ed è come se allora questa poesia, per cui così, si consegnasse al mondo dei non nati, esattamente perché il mondo dei non nati è quel mondo di quella dimensione originaria che rimane a tutti gli effetti una dimensione intangibile, ed è la dimensione di un rapporto unitario, di un rapporto inscindibile con la madre, sempre e comunque nel grembo materno. Questo può spiegare anche alcune posizioni prese da Pasolini riguardo per l'appunto ad alcune tematiche, per esempio anche alcuni sguardi nostalgici verso, per così, un universo contadino, un universo prima della storia che Pasolini vagheggia sempre con. Questo certamente, dico, giustifica a tutti gli effetti la scelta che poi è tipica di Pasolini per la restituzione di un mondo di poesia, prima ha parlato di classicismo, legata per l'appunto a questo mondo rastrenante dell'arte. L'arte diventa sempre comunque in Pasolini, anche quando è poesia civile, le scene di Gramsci sono poesia civile, questo spazio assolutamente, dico, libero da condizionamenti, questo spazio deserto dalla storia, in cui tuttavia il senso può ancora approdare, può ancora esprimersi e può ancora avere, dico, una sua forza grande di testimonianza. E leggo a questo proposito alcuni passi di un altro testo di Antonio Limoncello, laddove per l'appunto Pasolini traccia un bilancio dell'arte novecentesca, dell'arte d'avanguardia, e in qualche modo torna, dico, a vagheggiare questa immagine classicistica, ma dove il classicismo è un classicismo nuovo, è il bisogno, per dir così, di una sorta di mondo costruito per essere solido, stabile, che è il mondo della poesia. Dovevo arrendermi, queste note peraltro spiegano il perché di Salò, spiegano il perché di questo film, che è una tirata contro la cultura artistica del Novecento, ed è al tempo stesso anche un serrato confronto con la morte. Dovevo arrendermi all'orribile segno, espressionismo astratto, arte povera, concettualismo, situazionismo, mistificazioni piccolo borghesi, avrei dovuto entrare nei tagli universo di Fontana, nelle
carni squarciate, astri, burri. Non lo feci. Rimasi ai piedi del contorno, abbracciato al beato angelico in estasi davanti a Giotto. E non è un caso che il contorno sia presente nella ricorda, in questa immagine, che, nelle deposizioni che accade. Non è un caso che si figuri, si rappresenti da Giotto nel Decameron lo stesso Pasolini. C'è questo bisogno in qualche modo allora di rivendicare, di recuperare un luogo fermo, un luogo di stasi, un luogo incontaminato dalla storia, che è esattamente il luogo in cui l'arte può avere sede. E in questo senso allora non posso che citare ancora alcuni piccoli brani dal pianto della Scalatrice, dalle Centi Grandi di Pasolini, dove la Scalatrice è il segnale, è l'indice di un tempo che sta mutando, di una modernità che incalza, una modernità di cui poi Pasolini coglierà in anticipo tutta l'americanizzazione, tutta la dimensione standardizzata e omologante che ovviamente si sarebbe determinata. E al tempo stesso, dico, quel che resta di contro, quel che resta in alternativa è qualcosa che preesiste, qualcosa che non ha neanche una possibilità di definizione, è qualcosa che è, come dire, prima di ogni coinvolgimento dentro un tessuto urbano. È quel mondo delle borgate che Pasolini, per dir così, rivede, in qualche modo anche mitizzandole, esattamente come indici di una vitalità assoluta, pura, pre-storica per l'appunto, che si esprime, e che si esprime senza bisogno di alcun predicato di carattere ideologico. Cito molto brevemente alcuni passi. Povero come un gatto del Colosseo, vivevo in una borgata tutta calce e polverone, lontano dalla città e dalla campagna, stretto ogni giorno in un autobus rantolante, e ogni andato, ogni ritorno era un calvario di sudore e di ansia. Un'anima in me, una piccola anima in quel mondo sconfinato, cresceva, nutrita dall'allegria di chi amava, anche se non riamato, e tutto si illuminava, questo amore forse ancora di ragazzo, eroicamente, e però maturato dall'esperienza che nasceva ai piedi. Ero al centro del mondo, in quel mondo di borgate tristi, beduine, di gialle praterie sfregate da un vento sempre senza pace, venisse dal caldo mare di Fiumicino o dall'agro dove si perdeva la città tra i lupi, in quel mondo che poteva soltanto dominare, quadrato spettro giallognolo nella giallognola foschia, bucato da mille file uguali di finestre sbarrate, il penitenziario tra vecchi campi e sopiti casali. Quel borgo nudo al vento, non romano, non meridionale, non operaio, era la vita, nella sua luce più attuale, vita e luce della vita. E qui questo linguaggio, questo lessico quasi sacrale, no? che sottolinea questa tipologia di rapporto, piena del caos non ancora proletario, come la buona il pozzo giornale della cellula, l'ultimo sventolio del rotocalco, osso dell'esistenza quotidiana, pura per essere fin troppo prossima, assoluta per essere fin troppo miseramente umana. Accuse di oscenità e di blasfemia, vilipendio della religione di Stato, corruzione di minori, violenza sessuale,
32 processi in 20 anni. Indicai la strada della libertà della ricerca culturale, l'autonomia dell'intellettuale. Era questo lo scandalo. Il mio rifiuto delle asfittiche chiese, Salinaria e Trombadore, il Gaetano, Ceti del Corriere, e poi il Vaticano, i democristiani. Io profanavo i loro santuari. I tuoi diseredati non lottano. Non riconosci il partito come strumento di salvezza. Romanticismo, reazionario, prospettivismo. È evidentemente falso quello che racconti, solo estetismo decadente. Pornografico per la destra. Ai democristiani bruciava a portare alla luce i ghetti fascisti del loro potere. L'Italia cresce l'8% l'anno e un degradato inventa romani sotto i ponti. Un ragazzo di vita dà a noi lezioni morali. Ma questo anticristo ateo, privo di morale, vuole insegnare al mondo le sacre scritture. Questo uomo, abituato a piegare le ginocchia davanti ai ragazzini che compra, ci bestemmia. Caro Enzo, è arrivato il tempo. Un feroce fascismo mediatico entrerà nei cervelli e nei corpi. Pochi si salveranno, neanche la poesia. I cardini della mia vita ad uno cadono. Ho cercato il bello, penna, pennello, parola, cinepresa, strumenti di grazia, strati e strati di grazia scientemente colati per coprire il problema. Ora non posso essere tanto cieco. È tempo di prendere parte. Io scelgo il problema, rinuncio alla grazia. Visconti affascina? Io imbarazzerò, impiegherò, turberò questo pranzo di gala. È arrivato il tempo di Salò. I cardini cadono. Il mio desiderio costruiva cultura, la mia sorgente, insaziabile vitalità produceva poesia. Ora la poesia crea pubblicità, il consumismo soddisfa il desiderio, dunque il consumismo crea cultura, come i ciechi, i Bruegel, essi vanno. Perciò mi fermerò. Anzi, abbiuro e arredo. È caratteristico di Pasolini, che d'altra parte non può che essere caratteristico di un poeta che ha una straordinaria cultura, cultura figurativa, così come cultura letteraria. Entrare in dialogo con i suoi compagni, i suoi amici intellettuali. E anche di questo aspetto ha dato conto Antonio Limoncello nel suo canto Pasolini. Perché così come ha citato i Salinari, Carlo Salinari, di Gaetano Trombadore e poi Emilio Cecchi, e quindi coloro che facevano da sponde diverse pubblica opinione sulle terze pagine dei giornali e con cui più o meno direttamente Pasolini entrava in rapporto, così ha dedicato, l'abbiamo ascoltato nella sequenza precedente, un ruolo di rilievo a Maria Callas, no? Questo personaggio con cui giustamente Antonio Limoncello porta a confondersi la figura di Medea. Medea e Maria Callas in Medea di Pasolini sono quasi due persone in una, sono in qualche modo raccolte nella stessa figura, e il presente e il momento si legano in questa figura anch'essa mitica, anch'essa tragica di per
che è la figura di Maria Callas. E dicevo, così come accade con Maria Callas, accade per esempio in Uccellacci e Uccellini, così come accade nel Vangelo secondo Matteo, che molti attori siano presi esattamente dalla esperienza di vita di Pasolini, non soltanto dai ragazzi che ha potuto incontrare, anche dagli intellettuali. Uno di questi è Enzo Siciliano, a cui per l'appunto, caro Enzo, è dedicato il testo che questa ultima sequenza Francesca ci ha detto. Qui, da parte di Pasolini, c'è un riconoscimento molto puntuale, molto preciso, con quella lucidità profetica che è tipica di Pasolini, che ci stiamo avviando verso un mondo omologato e che in qualche modo in questo mondo persino la poesia è a rischio. Pochi si salveranno, neanche la poesia. E da questo punto di vista Pasolini, che ha sempre inseguito questo mondo salvo e questo mondo sede della poesia, che l'ha inseguita prima in quelli Casarsa, poi nelle periferie delle borgate romane, poi nel terzo mondo, ecco, a questo punto Pasolini è quasi dell'avviso che persino la poesia non abbia più destino, non abbia più futuro, in quello che lo stesso Pasolini definisce a un certo punto l'universo orrendo in cui ci possiamo calare, l'universo della omologazione, l'universo del potere strisciante, l'universo della sopraffazione che avviene anche se non ce ne rendiamo conto, l'universo del pensiero unico, dell'abolizione della diversità, che è evidentemente uno degli aspetti dominanti del momento che noi viviamo. E Pasolini dice: perciò mi fermerò, glielo fa dire Antonio Limoncello, perciò mi fermerò, anzi abiuro e arretro. Quel Pasolini che per l'appunto aveva scritto, a cui appunto Antonio Limoncello attribuisce qualche modo questa analisi, che poi condivide con lo stesso Pasolini: siamo qui per mancanza di passione, persi nella periferia del mondo, privi di identità, ci sbricioliamo tra il divenire copia americana, usiamo i loro stessi pensieri, oppure resistere insignificanti ai margini dell'impero. Ma di fronte a questa dimensione, di fronte a questa realtà, non si possono dare per un intellettuale come Pasolini che due opzioni: o la dimensione della biura e dell'arretramento, che in realtà significa semplicemente andare incontro alla morte e quindi sottrarsi a questa dimensione, oppure lo scandalo del contraddirsi, che è lo scandalo da sempre di Pasolini. E non a caso in questo testo che Francesca ha letto, caro Enzo, è arrivato il tempo, si parla per l'appunto della volontà di produrre scandalo. In realtà in Pasolini e da sempre, ma anche legato a questo rovello esistenziale che segna da subito la sua esperienza, la necessità dello scandalo, e basti pensare a Teorema, alla logica dello scandalo, alla filosofia dello scandalo che c'è nel Teorema, in questa irruzione del sacro in un mondo borghese, in un mondo alienato, la dimensione dello scandalo del contraddirsi, è da sempre. È per esempio proprio nelle cene di Gramsci, dove Pasolini, di fronte alle cene di Gramsci, esattamente si dichiara in questa sua vitalissima contraddizione, che in questo caso è la contraddizione tra le viscere e il cuore e il sentirsi, perché così vicino a Gramsci da un punto di vista ideologico, ma al tempo stesso
di sentirsi lontano per la passione, per lo porta evidentemente la dimensione della passione, quindi il suo coinvolgimento vitale, il suo impulso esistenziale. Dall'altro però la contraddizione assume anche dico, altri aspetti, altre dimensioni. E allora leggo in questo caso, leggendo il Gramsci, brevissimo pezzo, lo scandalo del contraddirmi, dell'essere con te contro te, con te nel cuore, in luce, contro te nelle buie viscere del mio paterno stato traditore, nel pensiero, in un'ombra di azione, mi so adesso attaccato nel calore degli istinti, dell'estetica passione, che è qualcosa che ovviamente sta in urto per Pasolini contro questa sorta di ideologia che dovrebbe portarlo evidentemente ad orientare diversamente i suoi personaggi, il mondo delle sue rappresentazioni. Attratto da una vita proletaria a te all'interiore, ecco, questa dimensione dell'anteriorità che in Pasolini è fortissima, è per me religione, la sua allegria, non la millenaria sua lotta, la sua natura, non la sua coscienza. È la forza originaria dell'uomo che nell'atto si è perduta a darle l'ebbrezza della nostalgia e una luce poetica. E questa contraddizione è in qualche modo un tema che anche Antonio utilizza lungamente, ma utilizza lungamente nel senso che poi tutta l'esperienza di Pasolini fino alla morte, forse una morte incontrata, forse una morte in qualche modo inconsapevolmente, dico cercata, sempre in Pasolini c'è questa vitalità del contraddirsi, la vitalità della viura verso la poesia. Sembra che Pasolini in qualche modo abbia deciso di non scrivere più testi, e invece il lavoro sottile, sotterraneo che lui continua a svolgere, che magari non pubblica, ma che continua a svolgere, la rivendicazione di questa perdita che la stessa poesia ha subito, e al tempo stesso il lavoro letterario che continua ad esercitare. Sì, Salò è una pagina finale, una pagina intonata alla morte, e però al tempo stesso c'è in Pasolini, in quel momento, la vitalità che passa attraverso la sua forza di polemista, la sua forza di intervento pressante, certo contraddittorio anch'esso in alcuni momenti nel contesto sociale, ideologico, politico di quel momento. C'è la contraddizione allora tra una consapevolezza forte del presente e al tempo stesso una necessità di resistere, una necessità di trovarsi uno spazio che sia uno spazio alternativo, uno spazio da cui continuare a portare scandalo, lo scandalo della poesia, oppure lo scandalo, evidentemente, di posizioni che vanno contro il senso comune, la logica dominante, che anche quando sono difficilmente condivisibili hanno questa forza di sollecitazione del dibattito, discussione, del confronto, che è quanto evidentemente all'intellettuale si chiede. Ecco, questo compito di portare scandalo, Pasolini non l'ha mai, dico, smesso, lo ha sempre, dico, fin in fondo, dico, compiuto, realizzato, e questa è una delle ragioni per cui ancora oggi di Pasolini e del suo significato, del suo valore di intellettuale e di poeta, ecco che tutto ciò evidentemente occorre far conto. Questo naturalmente prima che la morte poi lo calasse sulla sua esistenza e ce lo consegnasse talvolta anche nelle forme di un mito. Di un mito che spesso per chi costruisce miti ha una funzione risarcitoria che invece andrebbe qualche misura corretta. Prego. Il popolo che rivelasti non esiste.
percorremmo le tue strade. Sono deserti di uomini, di paesi, come le città, popolati di cloni televisivi. Girammo l'Italia per scoprire dove la pazza creanza dei nuovi poeti aveva nascosto quei corpi indecenti. All'inizio ti nascosero davvero, poi bastò convincerli a vergognarsi. Oggi, ordinatamente, drammatizzano passioni, si accapigliano in finzioni di vita, imbottiti di droga, sniffata, fumata, iniettata, leccata, succhiata. Appaiono. La vita è rivolta alla sua rappresentazione. Il mondo palcoscenico marcisce sotto i loro piedi. Le loro narici consumate non sentono odori. Gli occhi bruciati dalle lampade sono ciechi. Le loro mani sculture inamidate pendolano in languidi gesti di maniera. Fortunato te, che avresti morte a tua immagine e somiglianza. Fortunato te a morire prima che il tempo venisse. A noi tocca dondolare il busto nelle chiuse stanze dell'impotenza. Sapesti morire nel giusto momento degli eroi, ma non fu suicidio. Ti costrinsero all'estrema poesia a cui da amante fedele ti desti, come solo la morte potesse svelare all'Italia distratta la realtà che da anni raccontavi. La natura mi ossessiona di un vizio mai sazio. Faresti sesso con me se non ti pagassi? Amo il tuo corpo, non la tua anima. 15 minuti di desiderio per le robuste cosce e il basso ventre, i riccioli neri e lo sguardo da ladro. Del resto, tu non esisti. Sei replica di una catena di consumi. Io non mi vendo, ti compro. Domani notte sarò con un altro come te, mentre tu resti schiavo di buchi che riempiono buchi. Amore e rabbia per la tua distruzione, che io, come te, solo con la morte pagherò la mia sete. Del resto, l'ho già fatto infinite volte. Ero vittorio sul selciato, Cristo sputato alla colonna, stracci divorato dalla fame, Tommasino, Laio, Giuda. Ero i figli di Medea, eppure Glauce, innocente, morta per colpa dei padri. Sono Guido, falciato in montagna. Ti ho implorato, cialtrone di borgata, in ginocchio alla tua purezza, ottusa violenza all'inizio dei tempi. Voglio la tua rosa, marchetta presuntuosa, fascistello di periferia, cervello asservito, miserabile residuo della schiuma borghese. Davanti un affanno e un latrato mi girano intorno. Non posso tornare al mio letto tranquillo, vuoto dell'anima. Tristezza mi prende, tolto le vesti, ho sparso il capo di ceneri, giaccio disteso tra la terra e il cielo. Il mare davanti soffia potente, trema la terra all'onda che cade. Mi troveranno qui, finalmente, tutto il mondo mi prenderà, mai più poeta, solo indecente, martoriato corpo di vecchio, perché il mondo, quando io piango, volge lo sguardo infastidito, quel nodo che porta l'animo, mistero che mi batte nel petto, si apre al cielo le stelle di novembre. Siamo qui, nel prato della morte.
stata secca. Qualche fiore sopravvive tra gli sterpi. Dietro di noi gli argini del vetroscalo. Davanti il cippo bianco. La salsedine lo ha consumato. Emerge il ferro rugginoso, ossa che la carne ha scoperto. Ti interroghiamo, anima ebra, turbine creativo che il paese ha smarrito, profeta consumato in mille repliche che ogni giorno vomitano false alterità a pagamento. Si preparano a festeggiare il tuo martirio, solenni autorità col gusto dei vincitori, banchettano con le tue carni di carta e celluloide, quelle umane appena lacerate furono contese non per amore, ma per incassi futuri. Il PC, allora in odore di governo, licenziò solenne riconoscimento del Comitato Centrale. I funerali, però, furono affidati alla FIGC e a un'umile sezione romana. Meglio non irritare la curia papale, gli americani, i democristiani, il perbenismo borghese, la tradizione operaria e contadina, i poteri stragisti. Troppi nemici per chiedere perdono. Troppe rivoluzioni alle soglie del potere. In fondo, era Roma la tua vera debitrice, città senza poesia, spugna adagiata nella mediocrità che tu levasti a poema. Roma, papalina, dalle buie congreghe, sguazza tra giustizia divina e maliziosi perdoni. Non c'è più poesia per Roma. Il popolo delle borgate da te cantate è ora rappresentato da brutti, sporchi e cattivi. Ipocrisie e convenienze, le unità di misura che assegnano il valore nel pensiero unico che ci avvolge. Di anatomia patologica,
ecco, Antonio di Moncello mette esattamente in conclusione come doveva essere, d'altra parte. Il corpo giaceva bocconi, un braccio scostato, l'altro nascosto dal corpo. I capelli impastati di sangue, la fronte scoriata e lacerata, la faccia piena di lividi e ferite, deformata dal gonfiore. Le braccia e le mani nere e rosse di sangue, il naso rotto appiattito a destra, le orecchie, una tagliata a metà, l'altra, la sinistra, divelta, strappata. Feriti torace, spalle e lombi, un'orribile lacerazione tra il collo e la nuca, segni di pneumatici attraversavano il corpo, 10 costole fratturate, fratturato esterno, il fegato lacerato in 2 punti, il cuore scoppiato. Era vivo quando la macchina lo attraversò. Cadevano dal cielo prime e temporali. Era Eroedro, di Elba e di Tenebre. E al tempo stesso, così come è dalla lettura di Francesca di Fazio lo si è colto, così come ci sono degli sfondi ben puntuali relativi all'universo detto nella chiave pasoliniana, un universo di cui facciamo presto a riscontrare l'oggettività, vita ridotta alla sua rappresentazione, in qualche modo il dominio dell'immagine, il dominio della società dei simulacri, come è stata definita questa nostra attuale società. Sullo sfondo questo, sullo sfondo, dico, l'ultima forte testimonianza che Pasolini ha voluto recare come polemista, come analista della società lui contemporanea, sullo sfondo di nuovo il suo rovello, il suo forte rovello esistenziale, e al tempo stesso queste versioni che si insinuano, e anche al tempo stesso questa ipotesi che in qualche modo questa morte, per così concluda inconsapevolmente in Pasolini, un percorso che è stato sempre affiancato dalla morte, dallo spettro della morte, e che in questo momento, che in questa chiave, come una dimensione sacrificale si sia compiuta, di nuovo nel segno di una sacralità che porta scandalo nel contesto profano della società contemporanea. E non a caso avete ascoltato dalle letture precedenti l'immagine del Cristo che viene fuori, l'immagine consegnata naturalmente, se si guarda la filmografia di Pasolini, al Vangelo secondo Matteo, alla stessa Ricotta, due piani diversi ma in qualche modo concomitanti. E non a caso, dico, qui anche questa immagine spunta, come se Pasolini in qualche modo avesse voluto rendersi testimone anche con questa sua ultima profferta di una morte sacrale, rituale, in un contesto che di sacro, di vitti, non può saperne affatto. Sulla croce, testo è di Antonio, distendo lo sguardo, il buio che gli occhi hanno sempre seguito, all'orizzonte sbianca l'alba. Pace lenta, l'anima guarda il mio corpo, piaga della terra, porta il segno del tempo che viene. Come Cristo la mia fine indecente. E guardate questa dimensione di forte contrasto, necessariamente avuta ma già presente in per esempio per Pasolini nel Vangelo secondo Matteo, mi ricordo. Come Cristo scelto i miei aguzzini, la morte ha piegato l'ultima poesia. La vita a ricamare merletti per la gente, acqua di fonte, ho interrogato oracolo e dato risposte, a fianco sedeva, dolente, la nera, sordida, incomprensibile, senza compagni sempre, a guinzaglio per il mondo, lo sguardo sempre a lei andava, incipiente la corsa della notte, lì nell'orizzonte del tramonto scioglieva le vesti, apriva il grembo, dolce paura, desiderio, trascinata lontana, ora avanza solenne, su me che giaccio, il suo fiato cala
un'ipotesi, una lettura, una delle tante angolazioni possibili di fronte ad una, alla storia di un poeta complesso, importante, significativo, un testimone attivissimo e decisivo per la nostra storia, al tempo stesso così come è in qualche modo necessario di fronte ad un personaggio di questa levatura che si scuotano le interpretazioni e che talvolta queste interpretazioni arrivino anche a forme di mitizzazione, che facciano di Pasolini un ulteriore agnello di sacrificale sacrificato esattamente sul piano delle interpretazioni del senso della sua poesia e della sua presenza nell'Occidente. E voglio chiudere qui con l'epigrafe di che il testo iniziale, che ancora prima dei singoli andamenti, Antonio Limongiardo premette accanto a Pasolini: noi voraci dissipatori di effimeri miti, ora che sei consegnato all'impotenza della morte, inventeremo di te altre esistenze, agnello all'altare dei nostri bisogni, ti divoreremo come anziani. Dove da un lato c'è appunto questo offrirsi, l'ipotesi di questo offrirsi di Pasolini esattamente in funzione di una sollecitazione della coscienza, lo scandalo ancora, che ovviamente deve potersi esercitare, che deve poter partire da un oggetto, in questo caso l'oggetto è Pasolini, e dall'altro la necessità in qualche modo che noi abbiamo, il bisogno che noi abbiamo di non smettere, di elaborare. Ecco, in questo testo, che in qualche modo è anche indirettamente una piccola polemica, una piccola denuncia sul tanto che si è scritto di Pasolini, sul tanto che in qualche modo anche indebitamente mitizzando e santificando si è fatto Pasolini, al di là di questa piccola puntata polemica c'è anche la rivendicazione necessaria. In fondo, di fronte ad autori della grandezza, del calibro, del valore di Pasolini, è necessario che non ci si smetta di interrogare, è necessario che si prendano evidentemente tutti gli elementi che hanno costituito la sua esistenza, soprattutto gli elementi legati alla forza della sua poesia, alla forza del suo lavoro intellettuale. È necessario che questo lavoro di interpretazione continui, perché è esattamente filando questi fili di memoria che ovviamente noi possiamo sperare, possiamo ipotizzare, possiamo resistere, possiamo sperare in qualche modo di recare un piccolo contributo anche al fatto che si miravi, si allontani, si smembri, si laceri quell'universo orrendo che Enrico Pasolini ci aveva completamente agitato. E allora questo verso finale, di nuovo un verso del contraddirsi, un verso non a caso dato in corsivo, mi compare che sia la giusta conclusione. Ero entro di erba e di tenebre, dove da un lato c'è un riferimento sia pure indiretto, riflesso di Verderà, naturalmente alla condizione del corpo, no? In quel di Ostia, il corpo morto di Pasolini, ma al tempo stesso c'è anche un'indicazione forte della sua dimensione vitalmente giocata sui contrasti forti, e i contrasti forti creano, sono motori di storia. Ero ebro di erba e di tenebre, tra l'elemento vitale e l'elemento che lascia pensare per l'appunto ad una natura che cresce, l'erba, è una natura che crea anche ristoro e al tempo stesso l'ombra. Pasolini è stato così. E così questa sera Antonio Limoncello, con questo testo, canto Pasolini, e soprattutto voglio ringraziare Francesca Di Fazio con le sue persone. Thank you.
scandalo del contraddirsi, che è la vera, autentica virtù del Pasolini che abbiamo conosciuto. E poi voi, perché come dire, per me è veramente una grande emozione poter presentare questo testo che ho finito di scrivere nel 2005, ho tenuto lì per 10 anni perché mi vergognavo di renderlo pubblico. E quindi sono molto emozionato per questa serata e per la vostra presenza. Voglio solo dire questo, che il mio tentativo era di far parlare Pasolini in un modo come egli di sé non aveva mai parlato. Quindi ho cercato di tradurre un racconto di sé in prima persona che lui stesso aveva affidato ad altri personaggi dei suoi scritti e dei suoi film. E volevo quindi in qualche modo liberarlo della sua nevrosi, facendogli dire a lui delle cose che immaginavo potesse dire e che però per la sua natura non ha detto. È solo questo, spero in parte di esserci riuscito. Grazie.